Monza vince a Conegliano 3-2 in rimonta, 15-13 al tiebreak. Era sotto 10-6, era sotto 2-7-1. Però la squadra di Gaspari, Leo, mai doma. È vero, Roby, è una squadra che non molla mai e che nella difficoltà reagisce sempre. È una squadra che è entrata in campo con una formazione anche un po' diversa, probabilmente per questioni fisiche, ma comunque ha una panchina lunga, una panchina molto valida, e che questa sera ha dimostrato che sotto nel tie break, soprattutto 10-6, ha recuperato, non ha mollato e un punto alla volta è andata a vincersi la partita. Dall'altra parte del campo forse la Conegliano che non ti aspetti, cioè una squadra esperta alla sesta finale scudetto, la quarta consecutiva, che proprio nel tiebreak commette degli errori decisivi. Sì, Conegliano parte sicuramente favorita in questa finale, però poi alla fine è il campo quello che parla. E Conegliano ha giocato bene al di là un po' del primo set, la sua partenza così in sordina, però poi ha giocato una buona partita fino a che Monza è tornata a esprimere il suo gioco. Conegliano non è più riuscito, si è trovato spiazzato. Paola Egonu purtroppo nel tie break ha rovinato un'ottima prestazione, perché ha fatto 4 errori, 3 in attacco e 1 in battuta, e sicuramente così come ci si aspetta che faccia i punti nei set precedenti, ci si aspetta ovviamente a fine set, a fine partita, e bisogna per forza dire che questo ha cambiato tanto nella partita. E ora, alla prima finale scudetto della sua storia, Monza ha l'opportunità martedì di andare sul 2-0. Sì, 2-0 per Monza sarebbe qualcosa di pazzesco, ma io penso che Conegliano andrà a Monza con tutt'altro spirito, è una squadra forte, una squadra abituata a vincere. Vedremo cosa succederà. Monza è molto forte in casa, però Conegliano andrà là per batterla. Per Sky Sport 24, Roberto Prini e Leo Lobianco.